Presentiamo dunque il professor Sì. Stefano Salzano. Buongiorno, professore. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, perfetto, la sentiamo molto Perfetto. bene, che è il coordinatore appunto del corso di ingegneria di Internet. Prego, professore, cominciamo subito appunto la presentazione con la prima domanda, cioè perché scegliere il corso di laurea in ingegneria di Internet? Grazie Florinda. Allora, il messaggio fondamentale che vogliamo dare è che in questo momento sta avvenendo la cosiddetta trasformazione digitale, che sta cambiando profondamente la nostra società, il nostro modo di vivere, di divertirci, di lavorare, di produrre. Cioè, stanno avvenendo tantissimi cambiamenti oramai, magari da 10 anni a questa parte, e questo processo continuerà assolutamente nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Se voi pensate quanto anche il nostro modo di vivere sta cambiando, gli oggetti che usiamo tutti i giorni diventano sempre più digitali. Prima usavamo i CD per sentire la musica, adesso facciamo tutto con gli MP3, prima guardavamo magari la televisione con le videocassette, adesso usiamo YouTube. Abbiamo, come voi sapete, decine di applicazioni, di app sui nostri cellulari che ci aiutano nelle cose di tutto il giorno, sia negli aspetti lavorativi, sia negli aspetti di divertimento. E questo processo di trasformazione digitale, ancora a maggior ragione, si sta adesso applicando al modo di produrre, quindi alle fabbriche, agli uffici, alla pubblica amministrazione. E Internet, se vogliamo, è al centro di questa trasformazione. Tutta questa trasformazione può accadere per due motivi. Primo, ci sono, diciamo così, il software, i programmi, i computer, diciamo, che elaborano informazioni, ma poi c'è una grossa necessità per questa informazione di essere distribuita, di andare da un punto all'altro, da un cellulare ad un server, tra i cellulari e così via. Questo per quanto riguarda le applicazioni, diciamo, che coinvolgono gli umani, ma ancora di più, se noi pensiamo a quello che sarà una fabbrica del futuro, quello che è un'automobile del futuro, all'interno dell'automobile ci sono tanti oggetti, tanti co piccoli computer, se vogliamo, che processano l'informazione e si scambiano questa informazione. Lo scambio di questa informazione avviene grazie alle tecnologie di Internet. Okay? Quindi, ecco, l'esempio proprio dell'automobile del futuro è un esempio che proprio si applica a questa trasformazione digitale. Fino adesso noi l'automobile la guidiamo noi, adesso noi ci aspettiamo che nei prossimi 5 anni o 10 anni le automobili guideranno da sole. Ripeto, come faranno a guidare da sole? Da un lato c'è il discorso dell'intelligenza artificiale, dei programmi che regolano il comportamento dell'autovettura, ma poi c'è la necessità per queste autovetture di comunicare tra di loro, quindi le tecnologie di Internet. All'interno dell'autovettura ci sono decine e decine di sensori. Immaginiamo il sensore, il radar che si accorge se c'è un'altra vettura davanti e quindi decide se frenare o no a secondo se vede un pedone o un'altra autovettura. E anche il funzionamento della macchina stessa, ripeto, è guidato dalla comunicazione continua di apparecchiature elettroniche che parlano tra di loro. Già adesso, in realtà, il valore di una vettura, quella che noi andiamo a comprare, l'automobile, gran parte del valore non è più nel motore che deve far camminare la macchina, ma nella infrastruttura elettronica, informatica e digitale che controlla appunto il funzionamento della macchina stessa. Quindi possiamo dire che l'ingegnere di Internet sarà il padrone di queste tecnologie che supporteranno e guidano la trasformazione digitale per i prossimi decenni. Quindi, in conclusione, se siete un po' appassionati di tecnologia, volete capire come funzionano queste cose, siete interessati a questo aspetto, sicuramente l'ingegnere di Internet è una scelta che fa per voi. Professor Salzano, grazie innanzitutto per questa presentazione. Come si articola proprio il percorso di studi di ingegneria di Internet? Allora, il corso di studio di ingegneria di Internet fa parte delle cosiddette lauree dell'ingegneria dell'informazione. Quindi le lauree, diciamo così, vicine a ingegneria di Internet sono la laurea in ingegneria elettronica e la laurea in ingegneria informatica. Quindi, diciamo così, ovviamente condivide con tutte le lauree di ingegneria, ovviamente il percorso del primo anno, che è quello fatto dagli esami di matematica e di fisica, diciamo questo qui, il percorso del primo anno è sostanzialmente comune a tutta la ingegneria. Poi vi è una specializzazione che riguarda principalmente il secondo anno,
che riguarda le lauree dell'ingegneria dell'informazione, e quindi si studia quello che è l'elettronica, si studia quello che è l'informatica, si studiano le telecomunicazioni, sono delle basi comuni alle lauree dell'ingegneria dell'informazione. Dopodiché quello che qui ho indicato come esami di base sono appunto gli esami che, oltre a questi che caratterizzano tutte le lauree dell'ingegneria dell'informazione, vanno a caratterizzare in particolare le lauree dell'ingegneria di internet. E quindi vediamo che ci sono gli esami di calcolo delle probabilità, esami di fondamenti di internet e alcuni esami che riguardano la parte software, cioè il corso di ingegneria di internet lo possiamo vedere come una unione dell'ingegneria informatica e dell'ingegneria delle telecomunicazioni, perché queste due competenze, l'informatica e le telecomunicazioni, sono proprio necessarie per la trasformazione digitale. Quindi qui sono gli altri esami di base, come vi dicevo, sono base di dati e programmazione web, che sono esami un po' più orientati all'informatica, al software, e poi ci sono degli esami che riguardano invece le comunicazioni, quindi l'elaborazione numerica e i campi elettromagnetici. Passando poi alla possibilità di specializzarci, già durante la laurea gli studenti possono scegliere dei percorsi. Una cosa molto molto importante, una cosa molto interessante, è il percorso in cyber security. Nella trasformazione digitale di cui abbiamo parlato prima, una componente fondamentale è la sicurezza. Noi adesso affidiamo la nostra vita, se vogliamo, a quello che è nel nostro cellulare, a quello che è in un sistema informativo. Banalmente il nostro conto in banca, adesso ci accediamo grazie all'app sul cellulare, possiamo fare disporre dei nostri soldi, diciamo così, con pochi click, pochi tocchi sul cellulare. Ovviamente questo ha necessità di una grossa sicurezza. Allo stesso modo le infrastrutture critiche per la nostra società, come possono essere l'infrastruttura di distribuzione dell'elettricità o la distribuzione dell'acqua e così via, sono tutte controllate attraverso internet, e quindi la cyber security è un tema fondamentale in tutto questo discorso della trasformazione digitale, ed è un tema richiestissimo dalle aziende, nel senso che esperti di cyber security sono purtroppo mancano, diciamo così, c'è bisogno di formare molti esperti in quest'ambito. Un altro tema di specializzazione è quella della cosiddetta Internet of Things, l'internet delle cose, e qui ritorno al discorso della trasformazione digitale applicata all'industria, all'azienda, quindi potete immaginare appunto l'azienda, l'industria che adesso ha bisogno di una linea di produzione in cui tantissimi oggetti collaborano tra di loro, parlano tra di loro, questo è il cosiddetto Internet of Things, oppure a casa nostra, voi già avete l'esperienza, immagino tanti di voi, di dispositivi a casa con cui voi potete parlare e accendere le luci e così via. Questo è la cosiddetta Internet delle cose, è un percorso, diciamo, di specializzazione, di formazione all'interno della laurea triennale. E l'ultimo percorso, diciamo così, è quello delle comunicazioni tradizionali, perché, come vi dicevo, c'è sempre la necessità della comunicazione remota tra dispositivi. Noi adesso diamo per scontato che il nostro cellulare comunichi con la rete cellulare o comunichi con il wifi. In realtà, affinché questo avvenga, c'è bisogno di qualcuno che progetti e gestisca tutta l'infrastruttura della rete cellulare, progetti le antenne, progetti come le antenne sono collegate poi alle centrali e così via. E quindi questo è il tema di specializzazione del percorso Communication Technology. Questi percorsi poi si, in qualche maniera, proseguono nei percorsi della laurea magistrale. La laurea magistrale è una caratteristica della nostra laurea magistrale, è quella di essere erogata in inglese, quindi la laurea triennale è una laurea in italiano, la laurea magistrale, che è la logica prosecuzione, si chiama ICT and Internet Engineering, ed è erogata in inglese. E anche qui trovate dei percorsi di cyber security, trovate un percorso legato allo spazio, quindi alle comunicazioni spaziali via satellite, altri percorsi legati alle reti e al cloud, e un percorso invece legato appunto alla comunicazione fisica tra gli oggetti, alla sensoristica, quindi quello che dicevamo il radar che serve alle macchine per viaggiare in sicurezza, o il telerilevamento da satellite che serve ad osservare per esempio la Terra. Quindi, diciamo così, in conclusione trovate in questo corso molti diversi percorsi che poi possono essere adatti alle vostre aspirazioni, ai vostri interessi. Grazie, professore. E secondo lei quali caratteristiche dovrebbe avere uno studente di questo corso?
Ma io penso che, diciamo, sia una caratteristica importante sia avere un interesse per la tecnologia. Quindi qui ho elencato in questa slide una serie di tecnologie come i cellulari, gli smartphone, le applicazioni che stanno sui cellulari, ma anche tutto quello che riguarda ovviamente i PC, anche i videogiochi, se vogliamo, sono una tecnologia. Da lì poi le tecnologie invece di comunicazione, quindi il Wi-Fi, il Bluetooth con cui noi adesso ci possiamo collegare, le nostre cuffiette, i nostri auricolari, tecnologie come quelle per il riconoscimento vocale, l'Alexa che ci possiamo mettere a casa, gli aspetti dell'intelligenza artificiale, quindi come le macchine possono in qualche maniera pensare e aiutarci nei compiti della nostra vita, sia come dicevo lavorativa che di divertimento. Ci può essere un interesse da parte dello studente a capire come funzionano, per esempio, tutti quelli che sono i social media. Noi i social media li possiamo semplicemente usare, YouTube, Instagram, WhatsApp, oppure ci può interessare anche capire cosa c'è dietro. Ci sono degli algoritmi, delle procedure molto sofisticate dietro che fanno sì che il social media ci proponga le cose che sono del nostro interesse, ci metta in contatto con i nostri amici, o con le persone che potrebbero, diciamo, avere delle caratteristiche in comune con noi, e così via. Anche capire come funziona, come vi dicevo, l'infrastruttura di rete, questo che noi diamo per scontato. E poi ci sono tante applicazioni, l'interesse per le applicazioni, quindi, diciamo, nella parte, in basso della slide sto, elencando, tantissime applicazioni dell'ingegneria di internet. Ho già parlato del veicolo a guida autonoma, le applicazioni della telemedicina saranno sempre più importanti, cioè la medicina sarà sempre più aiutata dalle telecomunicazioni, da internet, potrà essere molto utile per esempio per seguire a casa dei pazienti senza avere necessità di doversi recare in ospedale. Le città stanno diventando sempre più intelligenti e quindi noi con i nostri cellulari potremo interagire con il nostro ambiente e c'è bisogno di qualcuno che sviluppi le applicazioni opportune. Immagino per esempio ad una illuminazione nelle città che possa essere dipendente da quante, se ci sono delle persone che sono in giro. Quindi questo è un esempio di applicazione smart, no? Che fa risparmiare, diciamo così, l'illuminazione in funzione delle persone che effettivamente sono attive e presenti in una certa area. L'automazione della casa, ne ho già parlato, e gli ultimi temi, forse ho accennato, il monitoraggio satellitare è estremamente importante per la salvaguardia dell'ambiente, per esempio. Avere delle applicazioni che da satellite capiscono come sta evolvendo il territorio, se ci sono problemi sul territorio perché qualcuno sta inquinando, per esempio. E similmente, adesso una cosa molto interessante è il monitoraggio attraverso droni del territorio, e questo può essere applicato, per esempio, anche alle infrastrutture. Un problema è quello del monitoraggio tipo di ponti, viadotti e così via. Si stanno sviluppando delle applicazioni, delle soluzioni basate sui droni. Affinché questo possa accadere, c'è bisogno di internet, c'è bisogno dell'ingegnere di internet che mette in comunicazione appunto il drone con il resto poi della rete che processerà tutte le informazioni. E infine, professore, volevamo farle appunto un'ultima domanda sulle opportunità, quindi gli sbocchi professionali e in generale le opportunità al termine del corso di studi. Ecco, qui diciamo, le opportunità sono infinite perché, come dicevo, tutte le aziende hanno bisogno della trasformazione digitale. Mentre magari 15 anni fa l'ingegnere delle telecomunicazioni andava a lavorare nell'azienda delle telecomunicazioni, quindi andava a lavorare in Telecom o in Ericsson, per fare degli esempi, oggi l'ingegnere di internet lavora in tutte le aziende che stanno trasformando in modo digitale la propria società, oltre naturalmente a quelle tradizionali che si occupano di telecomunicazioni. Le richieste che ci vengono dalle aziende sono molto più del numero dei nostri laureati. Praticamente tutti, anzi, tutti i nostri laureati trovano lavoro prima della laurea se vogliono. Qui ho inserito il link che trovate sul sito del nostro corso di laurea ad una pagina di offerte di lavoro dove trovare tante offerte di lavoro. Purtroppo la maggior parte delle quali le aziende ce l'hanno chieste, ma noi non siamo stati in grado poi di trovare i laureati pronti per questo lavoro. A dimostrazione dell'interesse delle aziende per il nostro corso di laurea, per quest'anno accademico tre aziende
offriranno dei premi di merito di 1000 euro ciascuno ai migliori studenti. Quindi questo non è rivolto ai laureati come premio di merito, ma proprio gli studenti nei 5 anni di corso, i migliori 6 diciamo di ogni anno, avranno questo premio di 1000 euro basato appunto sul loro percorso, diciamo così, formativo in ingegneria di internet. Grazie professore, a proposito appunto di studenti, di migliori studenti, di studenti bravi, le lascio la parola proprio per presentare uno dei nostri ex studenti, l'ingegner Giorgio Mazza, ma prima condividiamo appunto, anche se già aveva condiviso il sito del corso, i contatti, quindi c'è la pagina web internet.uniroma2.it e il suo indirizzo personale stefano.salsano@uniroma2.it, la segreteria didattica Rosanna Gervasio e la pagina Facebook e l'account Twitter, quindi per qualsiasi informazione o per prendere maggiori appunto notizie potete seguire sia i social sia andare sui canali ufficiali o contattare tramite email. E come anticipato, quindi lascio il professor Salsano con l'ingegner Giorgio Mazza. Grazie Florinda e benvenuto a Giorgio Mazza, che è attualmente responsabile della trasformazione digitale in A2A, poi Giorgio ci spiegherà che cos'è A2A. E Giorgio si è laureato con noi qualche anno fa, penso ormai forse una decina di anni fa, e volevo quindi chiedere, hai subito trovato lavoro dopo che ti sei laureato? Sì, direi di sì, nel senso che la mia esperienza è stata super positiva, io mi sono laureato di martedì e il lunedì successivo iniziavo a lavorare in una grande multinazionale delle telecomunicazioni. E qual è questa multinazionale? Ho lavorato in Vodafone, dove ho avuto un percorso che è durato quasi 8 anni. Sono partito con il graduate program, quindi una job rotation, che mi ha permesso di vedere un po' i vari aspetti dell'azienda, per poi dedicarmi proprio al lavoro per cui avevo studiato. Quindi ho iniziato a progettare le reti di telecomunicazioni e mi sono occupato della progettazione della rete 4G su Roma, proprio tra l'altro no, anche nell'area di Tor Vergata, che arrivava fino anche a Fiumicino. Quindi insomma, se negli anni scorsi qualcosa non prendeva, probabilmente è stata colpa mia. Dopodiché, insomma, l'azienda era molto dinamica, quindi mi ha permesso di sfruttare tutte le competenze che avevo acquisito nel corso di laurea. Mi sono occupato di rete fissa, quindi sono passato dalla mobile alla fissa e nel campo delle operation, quindi anche tutta la parte di gestione dei guasti, di servizi, proprio a mettere le mani in pasta. E poi diciamo che il mio percorso ha avuto un'evoluzione più verso il mondo dell'IT. Quindi mi sono occupato prima di fare lo startup del centro di eccellenza sull'automazione dei processi all'interno di Vodafone e poi sono passato come responsabile del second brand di Vodafone, che è O-Mobile, che è un operatore virtuale che è tutto digitale, che ha circa 2 milioni di clienti e io ero quindi responsabile di tutti i canali digitali, dal sito web all'app, a tutte le strumentazioni di call center, oltre che alla copertura di rete. Quindi sì, mi ritrovo molto con quello che ha detto, un percorso che ha messo insieme sia la parte di telecomunicazioni classiche, sia poi il mondo più dell'IT e della comunicazione dei canali digitali. E adesso che sei in A2A, che cos'è A2A e di cosa ti occupi in A2A? Allora, da novembre scorso sono passato in A2A, che è la più grande multi-utility italiana, quindi si occupa di energia elettrica, luce, gas, calore, servizi e raccolta rifiuti, e io mi occupo della trasformazione digitale, quindi ho il compito di coordinare tutte le iniziative digitali e di industrializzare l'introduzione di nuove tecnologie all'interno dell'azienda. Quindi facciamo proprio scouting di nuove soluzioni, tipo quelle che citavo prima, di droni per fare la maintenance predittiva sugli impianti, piuttosto che di big data, piuttosto che di applicazioni di intelligenza artificiale, per introdurle e far sì che queste poi abbiano dei business case comuni e che portano beneficio all'azienda. Ok, e quindi diciamo così, pensi diciamo che il corso di ingegneria di internet sia appropriato diciamo così per supportare queste necessità delle aziende, e qual è stata la tua esperienza, cioè la formazione che ti ha dato in qualche maniera, se ti ha poi aiutato nel tuo percorso lavorativo? Ma sicuramente sì, nel senso che io mi occupo di tecnologia e mi occupo proprio di capire quali di queste tecnologie di frontiera
si possono applicare correttamente e in maniera che porti beneficio anche economico all'interno di un contesto industriale. E quindi tutta la parte di scoperta, di studio, di imparare sempre cose nuove è stata fondamentale. Quindi ingegneria di internet mi ha sicuramente insegnato da una parte le basi di quelle che sono le nuove tecnologie e dall'altra parte il metodo che mi serve tutti i giorni nel continuamente rimanere aggiornato e nello studiare nuove tecnologie, anche perché avete visto come viaggiano rapidamente. Io mi sono laureato 8 anni fa e buona parte di quello che oggi c'è nel corso di laurea io non l'ho studiato perché ancora non c'era, quindi è un qualcosa che è assolutamente fondamentale. Bene, grazie, direi grazie a Giorgio per questo suo intervento. Magari resta con noi Giorgio se c'è qualche altra domanda, diciamo, anche per te. Florinda, certo, grazie mille Giorgio per la tua testimonianza. E prima il professor Salzano volevo appunto riprendere il discorso dei premi di merito assegnati ai migliori studenti. Come verranno assegnati questi premi agli studenti? Sì, e praticamente verrà fatto un bando e quello che conterà sarà quanti esami hanno dato gli studenti nel loro percorso e con che media. Quindi si cercherà di fare una combinazione sia del numero di esami dati che della media. Il messaggio che vogliamo dare è, diciamo così, anche di spingere gli studenti, cercare di sollecitare gli studenti a avere un percorso abbastanza rapido. E questo, diciamo, anche un'esigenza che viene dalle aziende, diciamo così. Gli studenti devono cercare di prepararsi ovviamente bene, non a tirare via, chiaramente, non è quello di dire, però, diciamo così, piuttosto che cercare sempre la perfezione in ogni esame, è molto importante ed è anche molto valutato bene dalle aziende quant'è il tempo di laurea, diciamo così. Quindi uno studente che cerca di prendere tutti quanti 30 e però, diciamo così, ci mette più tempo, spesso dall'azienda viene visto in maniera meno positiva di uno studente che invece prende dei buoni voti e termina in tempo il suo percorso. Quindi anche nell'assegnare questi premi di merito cercheremo di valorizzare questo aspetto che è estremamente, estremamente importante, quindi la capacità comunque di seguire un percorso nei tempi, seguirlo bene ma nei tempi giusti. Grazie professore. È arrivata anche un'altra domanda live da parte di Edo, che chiede: dopo la triennale, se si vogliono continuare gli studi, è obbligatoria la magistrale in lingua inglese? No, assolutamente no, perché diciamo questa, ovviamente la nostra laurea in ingegneria di internet apre tutti i percorsi, diciamo, di una laurea poi in informatica o in elettronica come laurea magistrale, diciamo così, perché ripeto, fa parte dello stesso gruppo dell'ingegneria dell'informazione. Osservo che il modo con cui noi insegniamo la laurea in inglese è molto apprezzato dagli studenti, perché è una laurea in inglese ma insegnata da tutti i docenti italiani, quindi gli studenti non devono essere spaventati dall'inglese ma vederlo come un'opportunità, perché gli studenti possono interagire, fare domande con noi in italiano, gli esami vengono fatti in italiano, gli esami orali ovviamente, negli scritti gli studenti possono scriverci in italiano. E viceversa, l'unica cosa che è erogata in inglese chiaramente è la didattica, la lezione, quindi lo studente impara comunque un inglese che è un inglese parlato da docenti italiani e quindi non è quello di Oxford ed è, diciamo, comprensibilissimo, diciamo così, agli studenti. Quindi, diciamo così, è un percorso di cui gli studenti sono molto contenti. Però ribadisco, la laurea nostra in ingegneria internet, in quanto laurea in ingegneria delle informazioni, ha la stessa validità, la laurea triennale, di quella in elettronico o di quella in informatica. Quindi se voi volete iniziare questo percorso, per esempio perché vi interessa la cyber security, poi vi trovate comunque una laurea triennale che potete tranquillamente spendere in una qualunque altra laurea magistrale. Grazie professore. Vorrei fare una domanda a Giorgio, se possibile. In questo periodo di emergenza, dal punto di vista professionale, che cosa ha significato per te occuparti proprio di trasformazione digitale? È stata una bella sfida. C'è un meme che gira adesso su internet che chiede: chi ha guidato la trasformazione digitale nella tua azienda, se l'amministratore delegato, il responsabile IT o il Covid? E devo ammettere che il Covid ci ha dato una bella spinta, nel senso che ci ha costretto a lavorare da remoto, ha messo sotto stress le infrastrutture di rete e ha fatto capire quanto sia fondamentale
internet e gli strumenti digitali per riuscire a fare quello che si faceva prima, ma in maniera completamente remotizzata. E ha avuto anche un grosso ruolo nell'educare la popolazione aziendale e anche le generazioni un pochino meno giovani, un pochino meno fresche, all'utilizzo di questi strumenti. E questo sta iniziando ora, dopo qualche mese, a dare i suoi frutti, perché le persone adesso sono contente delle nuove tecnologie, chiedono nuove iniziative, propongono di fare nuove cose, e quindi è veramente un divertimento per chi si occupa di tecnologia riuscire a portare nuovi progetti e nuove iniziative digitali su intelligenza artificiale o sperimentazioni varie, e quindi insomma ci ha permesso di lavorare tanto ma di divertirci. Grazie, grazie mille Giorgio. Un'ultima domanda, professore, probabilmente è la classica domanda che riceviamo nei colloqui di riorientamento e eccellenza, probabilmente è, ed è, qual è la differenza tra ingegneria di internet e ingegneria informatica? Sì, è una domanda che viene posta molto spesso. Beh, allora, come ho detto, fanno parte tutte e due di questo gruppo dell'ingegneria dell'informazione. E, se vogliamo, diciamo così, l'ingegneria informatica si occupa, diciamo, del software, dei programmi, tutto quello che sta, diciamo, dentro un calcolatore. Io ho tutti i dati, se vogliamo, dentro un calcolatore e scrivo i miei programmi, faccio le mie analisi per analizzare questi dati, il che normalmente è assolutamente importantissimo, c'è tanto di lavoro anche in quel campo. L'ingegneria internet si pone anche il problema di come le informazioni vengono scambiate tra questi computer. Quindi io prima di poter elaborare la maggior parte dell'informazione devo fare arrivare al computer, quindi ho bisogno della rete, ho bisogno dell'infrastruttura, ho bisogno di tanti apparati che devo collegare tra di loro in maniera coordinata affinché loro offrano poi il risultato di trasferire l'informazione da un punto all'altro. E quindi l'ingegneria di internet ha bisogno dell'ingegneria informatica, bisogna conoscere l'ingegneria informatica e la combina con degli aspetti di ingegneria delle telecomunicazioni, perché si preoccupa del fatto che i dispositivi sono remoti, sono distanti e in qualche maniera si devono parlare. Perfetto, chiarissimo, grazie mille professore, ne faremo anche noi tesoro quando gli studenti, i futuri studenti appunto ci vorranno questa domanda. Grazie per la partecipazione, grazie appunto a Giorgio Mazza e grazie professor Salzano per averci presentato il corso di ingegneria di internet. Grazie a voi e un saluto a tutti i possibili futuri studenti che speriamo vengano numerosi. A voi, un saluto a tutti. Grazie, grazie.